Ad alcuni mesi dal coming out che tanto ha fatto parlare in rete, il noto youtuber Guglielmo Scilla, conosciuto anche con il nome d'arte di Will Walsh, ha trovato l'amore. L'annuncio, come da tradizione quando si tratta di webstar, arriva con un paio di tenerissimi scatti su Instagram, su cui lo stesso Scilla scherza. Il fortunato è un ragazzo di nome Luigi Di Lella. Questa roba mi sta già sfuggendo di mano. Prometto che farò del mio meglio per abituarmi a questa serenità e cercare di arginare altri scatti alla Bella e Edward. Fino ad allora, chiedo già perdono per ogni momento di debolezza. Interagire con qualcuno che non sia un caso umano è una novità troppo grande per me. Siate comprensivi, RSVP. Chi è Luigi Di Lella? Si tratta della prima relazione ufficializzata da Scilla, che in passato, come ironizza nel suddetto post, non sembra aver avuto molta fortuna in amore. Pochissime le informazioni disponibili su Luigi Di Lella, che non fa parte del mondo dello spettacolo e del web. Napoletano, vive a Milano, è molto sportivo e lavora presso la nota azienda di moda di Squared Quadrato. Era lo scorso settembre quando Scilla, in modo del tutto inaspettato, dichiarava a tutti di essere gay, un coming decisamente particolare, fatto attraverso un video che ha suscitato molto dibattito. Le cose che mi piacciono sono le ciliegie, i sushi, e i libri, il rumore della pioggia, il cats asterisco asterisco, Londra, l'Indie, le stelle, i murales, gli indovinelli. Le cose, invece, che non mi piacciono sono il caldo, le scale, la febbre, i formaggi stagionati, la FI asterisco asterisco, Charizard, lo spam, il calcio, le ingiustizie e i marsupi. Questo era il mio video, spero vi sia piaciuto. Ero serio, sono tornato. Chi è Will Walsh? Dal web a Pechino Express con lo pseudonimo di Will Walsh, Scilla si è imposto come uno dei primi youtubers italiani di grande successo. L'enorme seguito gli ha permesso di superare i confini della rete e di diventare scrittore, attore, una canzone per te, 10 regole per fare innamorare. Tratto da un suo libro, Fuga di cervelli, la fiction, Baciato dal sole, speaker radiofonico per radio DJ e protagonista del musical Grease. Nel 2017 ha inoltre partecipato alla sesta edizione di Pechino Express, gareggiando insieme ad Alice Venturi, la coppia si è classificata al quinto posto. A post shared by Guglielmo Scilla, chiocciola Guglielmo Scilla, on May 27, 2018 at 7:13 del mattino fuso orario PDT.